Allora, vi spiego un attimo la nuova Champions League del prossimo anno. Dovrebbe essere articolata praticamente, per quello che ho potuto capire, un attimo solo. Allora, le prime 8 teste di serie vanno praticamente, si potrebbe, no, due si incontrano tra, due si incontrano agli ottavi, due si incontrano anche della stessa nazionalità, cioè il Real Madrid potrebbe giocare con le prime 8 almeno 2 volte, poi dalla 26esima alla 36esima se, ci dovrebbe essere un sorteggio integrale e già si dovrebbe capire il destino delle squadre che si incroceranno dopo. No, dalla 19esima alla 26esima dovrebbe essere così. Poi non ci sarà più dalla 29esima alla 38esima, perché quelle che arrivano terze, non esiste, non, siccome il girone è unico, quindi non puoi più retrocedere in Conference League, no, in Europa League, ma potresti incontrare nona decima, 24esima, 25esima il sorteggio. Le prime 8, poi però nel girone unico dovrebbero passare, poi quelle vanno a casa direttamente dalla 20 alla 38 e si gioca lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Salteranno 3-4 partite di campionato. Mentre le prime 8, aspetta, scusate, mentre le prime 8 possono affrontarsi una volta, ci sono la 23esima e la 25esima, ci dovrebbe essere uno scontro totale e ci sarà il calendario completo, quindi un girone unico frastagliato da 8 squadre più 26, meno 27, 3 per 24, 3 per 8, 24, 36 e ci potrebbe essere poi il ripescaggio delle altre due che dall'Europa League dovrebbe, no, dalla, no, scusa. Dalla Conference, potrebbero andare in Europa e l'Europa ripescare, riproponendo di nuovo la Coppa delle Coppe in caso di eliminazione dalla Conference. Quindi, dico per ricapitolare, mo te lo spiego un'altra volta. La prima e l'ottava dovrebbero andare praticamente già, no, non giocano, passano come i playoff di Serie C, vanno avanti. Questa nuova Super League, poi allora dalla nona alla 25 non si possono incontrare le due squadre della stessa nazione, però si potrebbero incontrare due squadre che potrebbero essere tra la prima e l'ottava, la nona alla 26. Poi ci dovrebbe essere un sorteggio dalla nona alla 10, dalla 24 alla 25 per i relativi ottavi, e si dovrebbe sapere già cioè, il tabellone ufficiale fino alla finale. Però in mancanza della nona alla 10, dalla 23 alla 24 si potrebbero reincrociare ancora le eliminate, no, quelle no, quelle sono eliminate, no, non c'è più, non retrocedi più, vieni effettivamente eliminata dalla 28 alla 36. Quindi le partite in realtà saranno 9, che saranno sfrastagliate da martedì, mercoledì e giovedì una settimana, una, no, una settimana dovrebbe giocare una alla Conference, no, Europa League. Quindi Europa League Conference e Coppa Campione dovrebbero, però le prime 8 che poi dovrebbero passare non possono passare perché siccome sono teste di serie possono incontrarsi 2 volte nello stesso girone, no, poi le, no, no, attenzione, no, no, cioè, perché poi dalla 19esima alla 18 potrebbe esserci un altro sorteggio, in quanto sorteggiandole tutti in questo minuto girone unico i gironi dovrebbero riprendere. Scusa un po', te lo spiego un'altra volta. Allora, la prima e l'ottava dovrebbero passare tranquillamente, senza avere problemi. Poi ci potrebbe essere un girone unico, nello stesso girone, un girone dove il Real Madrid e lì potrebbero giocare insieme come testa di serie. Però non si sa ancora se il Milan può essere dalla terza fascia o quarta fascia, la Juventus, l'Atalanta e il Bologna. Quindi Bologna-Atalanta giocherebbero insieme, no? No, giocherebbe insieme perché poi Bologna potrebbero non giocare insieme, in quanto poi le prime 8 della fascia possono incontrare anche la 16esima, quindi dalla 16esima alla 26esima, in quanto poi dalla 28esima alla 38esima non dovrebbero essere eliminati direttamente, in quanto non ci sarebbe più l'Europa League. Quindi, ricapitoliamo, se dalla prima all'ottava non ci sono, l'ottava e la nona e la 16esima qui non ci sono più, io credo che sia assurdo. No, allora, ripetiamo qua, scusa. La prima e l'ottava sono teste di serie. Dalla nona alla 23 ci dovrebbe essere poi, se arrivano dalla nona alla 23, c'è un sorteggio che praticamente le fa incrociare nono 23, decima 24, giusto? Dovrebbe essere così, per quello che ho capito, perché è chiarissimo proprio lì. Quindi ho prima ottava, nona dei, nona 24. Quella te la do la prima ottava, che sono teste di serie, però potrebbero incontrarsi 2 volte, tipo il Real Madrid dell'Inter, il Paris Saint-Germain, il Barcellona, che possono incontrare, no, 2 volte si devono incontrare, però per poter affrontare poi le squadre di seconda fase, no, non c'è la seconda fase, sì, la seconda fase ci sta, poi ci potrebbe essere anche la Conference League, qui, però
non vai più nella recessione globale. Luca, che la conference, qui, prima ottava sicuramente, 18, la nona, decimo, 18, 18, 13, 14, 15, 16, 28 dovrebbero essere mischiate da capo le cale, squadre, e poi si dovrebbe fare, non adesso per dire quante, poi la prima, l'ottava, quelle che passano dovrebbe andare un'altra volta indietro, e poi ci dovrebbe essere ancora qualcosa. Perché se la nona poi non passa, allora andiamo a ripescare l'otto, che abbasso il 6, diventa meno 2 e vado a prendere la terza dalla testa di 6, che dovrebbe giocare con la ventitresima, che sarebbe eliminata dall'accoppiamento non a decima, ventitresima e ventiquattresima. No, allora no, allora se tu non marrei, poi la ventitresima e ventiquattresima dovrebbe essere così, la nona e la decima dovrebbero tornare indietro. Quindi se tra le prime 8 non passa nessuno, sono già eliminate automaticamente, no, vanno automaticamente poi nel secondo turno, quindi c'è il secondo turno, poi... Prima ottava vanno nel secondo turno, poi dopo vanno dalla nona alla ventitresima, possono affrontare le prime otto, giusto? È chiaro il discorso. E quindi poi dalla ventitresima alla ventiquattro, alla ventottesima, poi ci dovrebbe essere il ripescaggio per quelle eliminate, perché ci saranno 8 partite nel giro, no? Ma il giro ne è unico, quindi all'attenzione, te lo ripeto un'altra volta, la prima, la nona, non ci dovrebbe essere problemi. Le teste possono incontrare squadra la stessa nazione, no, la stessa nazione no, forse incontrano dopo al sorteggio successivo, quindi prima ottava no, ventitresima, ventisesima, ventiquattresima, ventitresima potrebbero incontrarsi con la nona, prima ventitresima potresti incontrare con la ventitresima, perché tu già passi automaticamente il tuo in quale sei testa di sé, e quindi non ci sarebbe più prima ottava, non a decima, ventesima, ventiquattresima, ma potresti essere, no, per aspetto, potrebbe essere, no, c'è ancora una cosa, perché il sorteggio di capo il sorteggio di delegati ti potrebbe far arrivare già per sapere il percorso che arrivi fino alla finale. Qui non ci saranno più sorteggi, in quanto la prima e la nona sono testa di sé, 22, 23, 24 sono già squadre che sono di seconda, terza, quarta, ma che si potrebbero scontrare insieme. Però se la prima e l'ottava passano, poi si possono incontrare con le stesse italiane, si possono incontrare direttamente, no, si possono incontrare della stessa nazione, qui Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan, anche se prima e seconda si potrebbero incontrare la stessa nazione. Quindi ricapitola, prima e ottava sono le squadre che ha, poi c'è il sorteo, non avete guardato, e l'unica cosa che ho capito è che dalla ventottesima in giù viene eliminato, dovresti essere eliminato automaticamente, quindi non vai più in Europa League, quindi allora prima e ottava, non a 24, 25, 23, quindi te lo spiego un'altra volta, la prima e l'ottava sono teste di serie, quello l'abbiamo capito, dalla nona alla 23 non dovrebbero più esserci problemi, perché in quanto la nona e la 23, la 23 e la 24 dovrebbero scontrarsi con la decima, quindi è tipo una specie di playoff, la nona e la decima, la 24 si dovrebbe scontrare, però se la 26 poi non arriva là, si potrebbe scombare pure la seconda, con la seconda, la prima, la settima, il primo settimo, si potrebbe scontrare la seconda, allora se tu fai prima ottava, che sono testa di serie, fai 23, 24, 25, 25, alla fine poi quelli si potrebbero salvare, potrebbero andare tutti quanti insieme, no, poi c'è un altro sorteggio integrale che ti permette di andare comunque, sono 4 partite a settimana, tutti i martedì, tutti i giorni, ti permette di arrivare praticamente già con il tabellone già fatto fino alla finale di quei, no, però lo primo, però se la prima viene eliminata, poi tu ci con la seconda e la ventitresima. Qui se tu giochi la seconda e la ventitresima dovresti essere eliminato, in quanto poi se ci fosse stato il problema della seconda ventitresima, se ci fosse stato il problema, tu poi vieni eliminato, e quindi eliminato, poi viene ripescato, ma non va in Europa League, ma puoi essere comunque preso dagli ottavi di finale, se dici no ci sarebbe un playoff in mezzo alle squadre che non sono... Dalle squadre che non sono praticamente quelle, ci sarebbe un playoff in me, quindi allora ricapitolando, lo spiego un altro, dalla prima all'ottava sono testa di serie, ricapitolando il resto, le altre cose, questo è quello che ti volevo dire, credo che sia perché dalla prima all'ottava è la sedicesima.